Mister, prima al Bonolis, prima di tutto, che sensazione ti fa svolgere un allenamento qui, una rifinitura qui? Ma ieri è stato il primo giorno, è stata una cosa particolare. È stata un'emozione mia, un'emozione della squadra, sinceramente, perché dai, era una cosa che aspettavo da tanto tempo. Io sinceramente aspettavo l'anno scorso. È una bellissima sensazione. È normale che domani ci sarà un po' di emozione quando arriveremo qui. Però gli ho detto ai ragazzi che questa emozione, quest'ansia, deve essere una cosa positiva, non deve essere una cosa negativa, perché questo è il Bonolis, la nostra casa, e deve diventare il nostro punto di forza. Cangemi assolutamente no, non recupera, sta meglio, è migliorato rispetto alla settimana scorsa, però non me la sento di rischiarlo, non vale la pena, anche perché è un ragazzo che si è allenato poco, quindi non ha senso rischiarlo. Vediamo la settimana prossima di rimetterlo in gruppo. Per quanto riguarda Alfonso, sta bene, è 2 o 3 giorni che si allena con noi, quindi sta bene, ha un po' di fastidio, però un fastidio sopportabile. Trovi un Pontepomano allenato da un allenatore esperto come Rinaldo Cifaldi, anche se non sarà in panchina, però è un ostacolo complicato comunque. Complicatissimo. Pontepomano è una squadra organizzatissima, che l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato. È vero che sono andati via dei giocatori importanti, ma ho visto la partita con la Pastese, secondo me non meritava. Cioè, forse la sconfitta ci poteva stare, ma non con il risultato così ampio. È una squadra organizzatissima, vabbè, ma Cifaldi, voi lo conoscete meglio di me, è un allenatore espertissimo che in questa categoria ha sempre fatto bene. Un allenatore che ha vinto tanti campionati, sicuramente preparerà la partita nel migliore dei modi, ci metterà in difficoltà, quindi noi dobbiamo essere bravi a superare queste difficoltà, perché domani non sarà una partita facile. La possiamo far diventare facile noi con l'atteggiamento giusto, con la tecnica giusta, con la qualità giusta che abbiamo noi, però di fronte troveremo una squadra organizzata che vorrà fare una partita importante, vorrà strappare un risultato importante. Ma speriamo domani di avere una cornice di pubblico importante come è stata a Castelnuovo, perché io lo dico sempre, dal primo giorno che sono arrivato qua a Teramo, i tifosi per noi sono la nostra forza. Quindi noi, gli ho detto ai ragazzi, oggi ho parlato ai ragazzi, gli ho detto, questo stadio noi siamo in grado di riempirlo con atteggiamento giusto e con risultati giusti. Questi tifosi poi giocheranno la partita da soli.